Con l'incursione di un Babbo Natale speciale, Piero Iacomoni, il doposcuola gratuito istituito dalla Fondazione Mona Lisa Onlus negli stessi locali del Charity Shop Aretino a Saione, si chiude un anno dedicato a questi 22 ragazzi di diverse etnie ed età. Un esempio di integrazione vero e reale che si concretizza nel quartiere più popoloso e multietnico di Arezzo. Io credo che i passi fatti in questi ultimi anni sono magnifici, sono grandiosi. Vedete voi da voi quei ragazzi con l'integrazione vera, non quella scritta sulla carta. Questa è veramente l'integrazione che mi aspettavo e vedo che Saione risponde molto bene. Grazie, vi ringrazio a tutti. Bel lavoro, buon Natale. Tra l'altro molti di questi bambini probabilmente sono nati in Italia, seconda generazione, il che vuol dire che si preparano ad essere italiani. Sono il nostro futuro, questi sono il nostro futuro, sia che siano nati in Italia, che alcuni non parlano ancora l'italiano ma si adattano molto bene a questi nuovi giovani, e io credo che vanno rispettati e questo va fatto una cosa bella, riconoscere che questa è la nostra società. È la futura società italiana. Siamo contenti oggi appunto di aver accolto Babbo Natale con questi nostri ragazzi, che effettivamente è dal maggio 2020 che sono con noi e sono appunto i bambini qui del quartiere di Saione, e che indipendentemente dalle loro credenze religiose oggi appunto abbiamo aperto il doposcuola all'arrivo di Babbo Natale con tanti regali, tanta gioia e tanta allegria.